Eravamo rimasti sulla spiaggia di Cocles, nelle acque azzurre di Puerto Viejo. In questi giorni ho preso una decisione. Mi trasferisco qui per almeno un mese. Lavorerò come volontaria nell'ostello che mi ha ospitato fino ad oggi. E la mia giornata si struttura più o meno così. Mi sveglio e mi alzo dal letto, quasi sempre tra le 6 e le 7, orario in cui apre la cucina. Scendo una lunga rampa di scale ed incontro il primo cucciolo a quattro zampe che mi fa le feste. Non credo che si possa iniziare la giornata meglio di così. Percorro ed attraverso tutta la reception. La luce al mattino è meravigliosa. Vado in cucina a preparare la colazione, ma prima leggo i messaggi stupendi che la proprietaria lascia per noi. Finalmente ho un frigo e uno spazio per conservare il cibo e posso fare un po' di scorte. Adoro la frutta fresca, succosa e colorata di questa parte del mondo e sono sempre stata una gran fan dei cereali alla mattina. La mia bowl di frutta è accompagnata da quello che, ahimè, è diventato caffè anche per me. Consumo la mia colazione sempre nello stesso comodissimo divano e sfoglio qualche pagina dei libri spirituali che trovo sul tavolino. Subito dopo pratico un po' di yoga. Non sono un'esperta, ma lo faccio per rigenerare anche il mio corpo, oltre che alla mente. Uno dei motivi per cui ho deciso di fermarmi per le prossime 4 settimane, infatti, è che ho davvero bisogno di ritrovare un po' di routine, quelle piccole abitudini che danno serenità e calma. Dopo quasi 4 mesi con lo zaino in spalla, il mio corpo e la mia mente hanno davvero bisogno di riposare e di ricaricarsi. Dopo il mio mini allenamento di mezz'ora e 40 minuti di yoga, prima di iniziare a lavoro o di fare qualsiasi altra cosa, porto i cagnolini a passeggio. Questi sono solo due dei quattro cani che abbiamo e diciamo che ogni volontario ha un cane assegnato più o meno, è molto, molto, tutto molto libero. E oggi non trovavo il mio, quindi ne ho presi altri due. Amo viaggiare, svegliarmi ogni giorno di fronte ad un'alba diversa, provare sapori nuovi ed incredibili, osservare tratti somatici così diversi dai miei che mi fanno innamorare della vita e del mondo. Come un computer però, ho bisogno di tempo per registrare e processare le informazioni, ripulire ed eliminare ciò che non mi serve più. Sono sempre stata convinta che il viaggio sia un cambiamento, una trasformazione. Imparare, ma anche disimparare. Eliminare pregiudizi e luoghi comuni, modi di fare e di dire che dall'altra parte del mondo non funzionano. Far proprie usanze ed abitudini che a casa non avevamo. Per me viaggiare è meditazione, è terapia, è guarigione. In viaggio ho imparato ad osservare e ad osservarmi. Ad ascoltare e ad ascoltarmi, ma anche a rispettare e rispettarmi. Sabato mattina, tempo di salire sulla mia bicicletta e andare al Farmers Market. Vediamo se riesco a trovare qualcosina oggi. Thank you.
cacao al coconut. Sì. Conosciamo un attimo la frutta tropicale che troviamo al mercato dei contadini di qua. Qua abbiamo il dragon fruit che possiamo trovare anche nei nostri supermercati. L'interno è molto curioso, è forse il frutto più bello di tutti, peccato che il sapore non sia lo stesso. Poi abbiamo delle banalissime ananas e ancora manghi. Questi sono un po' piccolini ma deliziosi. Avocado, noci di cocco di tutte le dimensioni, papaya di tutte le taglie e forme, banane. Questo si chiama maracuja, ovvero il passion fruit, ma è molto diverso da quello che conosciamo noi. Ha la buccia molto più grossa. Questo si chiama zapote colombiana, però non l'ho mai provato. Che sapore tiene? Sta dulce? Sì. Ah, sa naranja. Naranja. Puedes probar. Sí, se come puede la semilla, nada más de chuparle las semillas. Okay. Son como 4 semillas tienen por dentro. Probamos que cuesta. Como melón. Que a mí no me gusta el melón en general, pero. Son 4 aquí, 4 semi, cerca por dentro. Algunos son grandes y otros son pequeños. Uh-huh. Ok, gracias. Ultima tappa prima di iniziare il mio turno al lavoro, la bakery, dove prendo tutto il pane e le focacce. Buonissime, tra l'altro. Ieri è stata una lunghissima giornata a lavoro, ma i risvegli qua sono molto speciali e io non vedo l'ora di godermi un po' di tempo libero. Sono pronta a prendere confidenza con questa zona, quindi voglio andare a visitare una spiaggia che ancora non ho visto e mi hanno detto essere la più bella di questa zona. Il nome è Punta Uva e sta a circa 20-25 minuti di bicicletta dal mio ostello. Quindi monto sulla mia bicicletta e andiamo. Bene, sono arrivata, sto entrando in questo momento, ci ho messo un po' di più di 20 minuti perché mi sono fermata, ho ammirato il paesaggio che è bellissimo, ci sono un sacco di ristoranti e hotel lungo la strada, un sacco di negozietti carini e ovviamente un second hand shop ha attirato la mia attenzione, ma ce l'ho fatta, quindi sono pronta ad entrare. La mia mezza giornata a Punta Uva è arrivata al termine, sto per tornare alla mia bicicletta e pedalerò verso l'ostello.
Oggi era il mio giorno libero, ma non è ancora finito. Questa spiaggia, questi colori mi hanno ricordato tanto tanto la mia Sardegna. Devo dire che sono piacevolmente sorpresa, l'acqua è veramente cristallina, si vedono i piedi, si vedono le gambe, si vede tutto e questo mare così non lo vedevo davvero da tanto tempo, da quando ho lasciato la mia casa originale. Quindi sono ben contenta di poter chiamare casa anche questo nuovo posto. Ho imparato che casa non sono solo quattro mura. Casa non è necessariamente dove sei nato. Casa è dove ti ci senti. Casa è dove ti senti al sicuro, dove ti puoi riposare e prendere cura di te e di quello che ti circonda. E non vedo l'ora di raccontarvi di più di questa nuova casa.